Buonasera, buonasera care risparmiatrici, gentili risparmiatori, buonasera, finalmente possiamo sorridere, Erika, no? Sì, sorridiamo. È stata una settimana più tranquilla per i mercati, ci voleva, dopo che il risultato delle elezioni in Grecia domenica scorsa ha decretato la vittoria del fronte favorevole alla permanenza nell'euro. Certo, i problemi da risolvere sono ancora molti, ma l'Unione Europea potrebbe uscire da questa crisi anche rafforzata, e quindi anche come segno di bene augurio abbiamo titolato "L'Europa c'è" con un punto esclamativo il nostro primo cartello. La reazione delle borse ha così contribuito a migliorare il quadro generale dei mercati, anche se per il momento sembra un po' prematuro parlare di fine dell'emergenza. Insieme a Piazza Affari, risalita intorno a quota 14.000 punti dell'indice FTSE MIB, è decisamente migliorato in settimana anche lo spread fra i nostri BTP a 10 anni e i Bund tedeschi di pari durata, tornato intorno a quota 400. Un po' di ottimismo sta quindi tornando anche sui titoli di Stato dei paesi periferici, anche se per confermare questa tendenza sarebbe importante che il differenziale si attestasse stabilmente al di sotto dei livelli attuali. Rimangono poco richiesti anche i titoli tedeschi, che riconoscono ormai rendimenti irrisori. Ma di questi tempi il rendimento dei propri investimenti per i risparmiatori è importante, ma non è l'unico fattore che condiziona le scelte appunto relative ai propri soldi. Per coloro che preferiscono tenerli sul conto corrente, contano anche i servizi e i prodotti complementari, oltre a una flessibilità da parte della banca. Di tutto questo, ma come sempre di molto altro ancora, parleremo in questa 37esima e quart'ultima puntata di Soldi, insieme agli ospiti che ci sono venuti a trovare, che sono Erika. Iniziamo con Fabrizio Patti, responsabile mutui e conti correnti di Barclays Italia, la banca inglese presente in Italia con oltre 370 punti distributivi. Buonasera. Buonasera, bentornato Patti, bentornato a un altro Fabrizio Fornezza, direttore generale di GFK Eurisco, uno dei più accreditati istituti di ricerca italiani. Buonasera a tutti. Era da un po' che non veniva a trovarci, diamo il bentornato anche ad Alessandro Fracassi, amministratore delegato del gruppo Mutui Online, uno degli operatori leader in Italia nella distribuzione online di prodotti bancari e assicurativi. Buonasera. Buonasera Fracassi, bentornato anche a Danilo Caselli, direttore di MF Dow Jones, l'agenzia di stampa di Classe Editori, realizzata in collaborazione con il gruppo Dow Jones. Buonasera. E ancora bentornato a Massimo Degli Esposti, caporedattore economia di QN, quotidiano nazionale, il network che raggruppa le tre storiche testate de Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione. Buonasera. Erano i due siti internet, prima di MF Dow Jones e poi del QN. Buonasera anche a Vito Lops, giornalista del Sole 24 Ore, il più importante quotidiano economico finanziario in Italia. Buonasera. Allora, andiamo a vedere questa settimana di maggiore tranquillità nel dettaglio, partendo come di consueto da Piazza Affari che ha festeggiato. Si è chiusa finalmente una settimana positiva per Piazza Affari, con il FTSE MIB e il FTSE Italia All Share che guadagnano rispettivamente il 2,24% e il 2%, meglio ancora il FTSE Italia Mid Cap in rialzo del 2,60% e il FTSE Italia Star che sale di poco meno del 2%. Resta invece negativo l'andamento dall'inizio dell'anno, con il FTSE MIB e il FTSE Italia All Share che perdono rispettivamente il 9,5% e il 7,81%, male anche il FTSE Italia Mid Cap, anch'esso in discesa del 9,5% circa, mentre è positivo il solo FTSE Italia Star che guadagna il 7,80%. Tanto siamo scesi sotto il meno 10, quindi questo è già un segnale importante. Sì, no? Contentiamoci per questa settimana. Passiamo alle principali borse internazionali, settimana positiva anche in questo caso, con Londra e Francoforte in rialzo di 0,5%, Tokyo in crescita del 2,67%, Parigi che chiude poco sopra la parità e il Nasdaq che sale di quasi 0,5%. Fanno invece eccezione l'S&P 500 e il Dow Jones in calo di 0,5%. Positivo anche l'andamento dall'inizio dell'anno, con rialzi compresi tra il 3,44% del Dow Jones e il 10,38% del Nasdaq. Sono tuttavia negativi Londra e Parigi, che perdono rispettivamente l'1 e il 2,16%. Si è visto che Milano, fra i principali mercati internazionali, a parte Tokyo, è stato il migliore. Sì. Hanno chiuso invece la settimana in leggera discesa le borse dei BRIC, con la sola eccezione di Mumbai in rialzo del 2,12%. Sono invece appunto negative San Paolo e Mosca, scese entrambe poco al di sotto della parità, e Shanghai che perde il 2%. Più contrastato in questo caso l'andamento dell'anno, dall'inizio dell'anno, con Mumbai e Shanghai che guadagnano rispettivamente il 12% e il 2,79%, mentre San Paolo e Mosca perdono il 2,69% e il 7,24%.
Allora, abbiamo detto più volte che i mercati stavano in qualche modo scontando lo scenario peggiore, la worst situation, come dicono gli inglesi, e che se le elezioni in Grecia avessero avuto un esito positivo per quanto riguarda il partito favorevole a una permanenza del paese ellenico nell'euro, molto probabilmente avrebbero invertito la propria tendenza. Ecco, Danilo Caselli, i rialzi di questa settimana potrebbero essere, come dire, i primi di una lunga serie? O è soltanto un fuoco di paglia? Ma guarda, io non li metterei direttamente in collegamento con questi rialzi di questi giorni, come dicevi tu, con la Grecia, perché la prima giornata post elezioni Grecia è stata drammatica, la prima qualche un'ora e mezzo di rialzo e poi dopo una giornata da tragedia. Successivamente, nei giorni di martedì e mercoledì, i dati che sono emersi dall'economia americana e dall'economia europea, soprattutto da quella tedesca, sono stati talmente devastanti, così negativi, che i mercati hanno reagito al rialzo, sono ribalzati sulla base di una considerazione del tutto semplice, se vuoi anche illogica. Stante così la situazione depressa a livello economico europeo, non si può non fare nulla. Quindi, siccome ci sono create le attese apposta per poter, come dire, le attese affinché nel prossimo vertice europeo delle 27 e del 28, quindi di fine mese, si possano prendere delle misure tali da poter cercare di controbilanciare, su queste attese le borse si sono mosse. Ma già venerdì c'è stata una prima gelata, una doccia fredda, subito dopo la conferenza stampa 4 di Monti insieme a Rajoy, insieme a Holland, Merkel, insieme alla Merkel, perché è emerso che se l'unica cosa che verrà presentato il giorno 28 come risoluzione di tutti i mali dell'Europa è il piano di rilancio dell'economia da 130 miliardi, ho l'impressione che questo sia stato non un poco di poi. Esatto. Ecco, dopo le elezioni e la nomina del nuovo governo guidato da Samaras, ci sono adesso in Grecia tutti i presupposti per continuare sulla strada delle riforme e del rigore. Ma Vito Lops, il ritorno alla dracma è stato quindi scongiurato? Sì, diciamo che nel breve periodo lo spettro del ritorno alla dracma è stato scongiurato, ma i problemi che riguardano la Grecia ci sono ancora tutti. Ricordiamo che se guardiamo per esempio lo spread tra i titoli tedeschi e i titoli greci, non tanto quelli a breve termine che sono ovviamente più vulnerabili, ma quelli di 10 anni, quindi quelli che dovrebbero rispecchiare una visione più serena, in questo momento è su 2500 punti, quindi dire che la situazione della Grecia è risolta è davvero improbabile. Quello che hanno decretato queste elezioni è senz'altro il fatto che i greci hanno capito che il ritorno alla dracma sarebbe ancora più devastante di una permanenza nell'euro a fronte di misure di austerity, e quindi in un certo senso in questo momento la Grecia, attraverso il referendum elettorale, ha sostanzialmente comprato un po' di tempo per rimanere ancora nell'euro, anche se ci sono dei dubbi proprio dal punto di vista politico. Ricordiamo che in questa settimana il partito del no, il club del no, composto da Germania, Finlandia, Austria e Olanda, si è opposto all'idea della Grecia di rimandare di 2 anni i vincoli per il rispetto del pacchetto di salvataggio, e quindi delle riforme legate al salvataggio. Quindi continua a esserci il blocco del no e continua quindi a esserci una Grecia che si muove tra euro e austerity, quindi ancora molto incerta. Ecco, i greci, come diceva Vito Lops, hanno, come dire, capito che la fuoriuscita dall'euro sarebbe stata peggio, come dire, di comunque accettare i vincoli che l'Europa ha posto ad Atene. In Italia c'è qualcuno che, come dire, in settimana si è divertito a dichiarare che l'uscita dall'euro non sarebbe un dramma. Vabbè. Parole in libertà. Parole in libertà. Parole in libertà. Parole in libertà. Se ne sono resi conto i greci. Quindi. Vabbè, allora, ha detto Caselli, l'evento di fine settimana è stato, o meglio di venerdì, del fine della settimana lavorativa, è stato l'incontro il 22 giugno a 4 tra Monti, Merkel, Hollande e Rajoy, durante il quale si è anche discusso della possibilità di utilizzare i soldi del Fondo Salva Stati per comprare i titoli di Stato dei paesi periferici in difficoltà, eventualità che ha già avuto in qualche modo il benestare della Banca Centrale Europea di Mario Draghi. Degli esposti, potrebbe essere una soluzione sensata oppure si tratta di un semplice palliativo destinato a non avere alcun effetto nel lungo termine? Ma io credo che sicuramente sarebbe una soluzione sensata. Si è parlato anche di utilizzare il Fondo Salva Stati
per comprare direttamente, cioè per aiutare direttamente le banche, soprattutto quelle spagnole, in difficoltà. C'è un problema che il fatto di assegnare direttamente al Fondo Salva Stati la possibilità di intervenire sul mercato taglia fuori drammaticamente gli stati, cioè toglie alla politica la possibilità in qualche modo di mettere veti, di porre condizioni. E abbiamo visto che i principali paesi non accettano di non avere voce in capitolo su questi piani. È vero, un intervento diciamo automatico e tecnico sicuramente sarebbe costato meno già 2-3 anni fa. Si dice che salvare la Grecia poteva costare forse un centinaio di miliardi 3 anni fa, quando è iniziata la crisi. Oggi forse 1.000 miliardi non bastano, però è anche vero che nel frattempo io non vorrei spezzare una lancia in favore della Merkel, cioè nel frattempo in questi 2 anni in realtà si è, non solo in Grecia ma in tutta l'Europa, è venuto a galla il tema anche delle riforme interne, cioè di quanto i paesi che hanno bisogno d'aiuto però devono anche aiutarsi da soli facendo riforme, rendendosi più competitivi. Quindi, in qualche modo dici, Massimo, che se non ci fosse stato il rigore dei tedeschi, del cancelliere Merkel in particolare, come dire, la Grecia, ma anche l'Italia, alla luce delle riforme che comunque in questi pochi mesi il governo Monti ha messo in cantiere, alcune le ha già approvate, non avrebbero fatto quello che hanno fatto. Esattamente, in Grecia c'è un'evasione fiscale che è superiore alla nostra, un rapporto dipendenti pubblici abitanti che è il doppio del nostro. Cioè, salvarla 2 anni fa avrebbe significato rimandare la crisi di qualche anno, permettendo ai greci di andare avanti con un assetto di conti pubblici e di Stato assolutamente insostenibile nell'ambito dell'Europa, ma direi ormai nello scenario della competizione globale. Dunque, le elezioni in Grecia hanno un po' calmato i mercati, però è evidente a tutti che la situazione continua a mantenersi critica. Alessandro Fracassi, dal punto di vista di un imprenditore che opera nel settore finanziario, siamo arrivati in fondo al tunnel oppure questo scenario si potrebbe protrarre ancora a lungo? Ma io, proprio appunto così, da imprenditore, trovandomi a parlare con un investitore tedesco a cui manifestavo ottimismo, e ho fatto esattamente il parallelo del tunnel, lui mi ha detto: sì, ho capito che c'è una luce in fondo al tunnel, ma mi chiedo se non sia il treno. E questo è un po' il dubbio che in qualche maniera, pur con i segnali positivi di cui stiamo parlando, credo attanagli soprattutto chi si trova nel settore finanziario, in una impresa di dimensioni medie in Italia. E quindi io credo che prima le questioni di cui stiamo parlando e di cui abbiamo parlato fino adesso si devono sistemare, e poi dopodiché vedremo pian piano la catena ripartire e andare sulle aziende che si occupano del settore finanziario e vedere nuovamente una dinamica positiva. Tra l'altro, per chi come la nostra azienda si occupa del settore retail, credo che in qualche maniera abbiamo anche una nuova fiducia sui consumatori, che credo abbia bisogno non solo della stabilità di cui stiamo parlando adesso, che comincia a vedersi o che dovrà arrivare, ma abbiamo bisogno anche forse di qualche catalizzatore di fiducia, che mi chiedo da che cosa venga. Ecco. Questo momento non è facile. Non è facile, così. Magari vinciamo l'europeo. Allora, a soldi ormai monitoriamo mensilmente con GFK Eurisco lo stato d'animo degli italiani durante questa crisi che sta durando purtroppo da qualche anno. Fornezza, ci aiuta un po' a capire se la bella stagione sta portando anche un po' di ottimismo o il morale sempre a terra? Un po', come dire, risponda anche a quello che ha appena detto Fracassi di Mutui Online, cioè l'italiano vede questo catalizzatore di ottimismo? Diciamo che i dati di questa settimana dei mercati sono migliori degli umori degli italiani. Sono costretto a portare notizie non entusiasmanti in questo momento, perché sono appena usciti proprio in questi giorni i dati di giugno del sentiment degli italiani e i commenti sono stati fra i peggiori che si fossero mai visti. In questo senso stiamo perdendo anche la corsa verso
diciamo, la speranza, eccetera, che era iniziata nel primo trimestre e che aveva accompagnato, diciamo, i primi mesi del governo Monti. Diciamo che sono arrivati un po' al pettine quelli che sono stati i provvedimenti che il governo ha dovuto prendere, pensate all'IMU per dire, insomma, quindi non credo che sia un caso di questa corrispondenza. Gli italiani hanno la consapevolezza che forse l'Italia è l'unico paese che sta provando a salvarsi da sola, però si rendono anche conto che ci sta provando usando le risorse interne che sono le loro, questo l'abbiamo già detto in altri momenti. Quindi non ci possiamo aspettare in questo momento un segnale positivo, se non, come diceva il dottor Fracassi poco fa, non riusciamo a costruire, a trovare un catalizzatore. Un piccolo segnale di questo c'è su due aspetti. Il primo è che in questo momento le famiglie stanno continuando a contrarre i consumi perché stanno cercando di spostare verso i risparmi. È un accantonamento assolutamente prudenziale, non c'è nessun progetto. Secondo aspetto è la propensione al consumo, quella teorica, cioè se questo è il momento buono per comprare, sta reggendo. Cosa significa questo? Che un minimo di speranza, un catalizzatore, un blocco dell'IVA, una notizia positiva sull'IMU o cose di questo genere, potrebbe riattivare velocemente, cioè nel giro di mesi, non nel giro di semestri, un circuito di investimento sui consumi o comunque di riconfigurazione delle spese. Insomma, qualche segnale c'è, però giustamente dobbiamo aspettare il catalizzatore economico sui consumi e sui redditi degli italiani in questo momento. I rendimenti offerti dai titoli di Stato in questa fase di mercato che permane ancora critica li rendono una valida alternativa ai conti che remunerano la liquidità anche nell'ottica di difendersi dall'inflazione. Fabrizio Patti, ma il rendimento è davvero l'unico fattore che determina in questo momento le scelte di investimento degli italiani? Sicuramente il rendimento, quindi il tasso che viene riconosciuto al cliente, è il principale driver nella scelta del cliente. Ma non è l'unico. Abbiamo fatto un'indagine sui nostri clienti attuali potenziali e da questa ricerca emerge che 2/3 della nostra clientela, in realtà, quando sceglie un conto corrente, quando sceglie un partner bancario a cui affidare i propri risparmi, cerca più che altro la completezza dell'offerta, ma soprattutto la semplicità, la trasparenza, la relazione chiara tra le due parti, tra la banca e il cliente. Un terzo della nostra clientela è molto focalizzata sul tema dei tassi, soprattutto perché, come diceva il dottor Fernezza, in questo momento che non si hanno molte disponibilità a disposizione, si sta cercando di metterli, di depositarli temporaneamente da parte per poter poi riutilizzare e in un posto sicuro, con una buona remunerazione, con la possibilità poi di poterle reinvestire o riutilizzare nel caso che invece la situazione non migliori. Allora, da qualche tempo, oltre ai mutui e alle assicurazioni, gli italiani utilizzano internet anche per trovare, a proposito di conti di deposito e conti correnti, il conto corrente più adatto alle proprie esigenze o il conto di deposito più conveniente. Alessandro Fracassi, gli utenti di Confrontaconti, che è uno, come dire, delle varie vostre branch con mutui online, cerca assicurazioni e prestiti online, guardano più ai rendimenti o ai costi? Ma diciamo che la situazione è un po' polarizzata a seconda anche del prodotto, nel senso che evidentemente nel momento in cui uno guarda un conto deposito sta pensando anche magari a quel risparmio in più che c'è in questo momento, che correttamente è stato sottolineato, e quindi inevitabilmente il rendimento è quello che viene guardato di più. Quando si va ad un conto corrente, invece, come anche appena finito di dire il dottor Patti, ci sono una serie di aspetti e il costo, anche perché i rendimenti in generale dei conti correnti, poi non è vero per tutte le banche, però diciamo che quello che uno può ottimizzare è effettivamente il fattore costo. Naturalmente è importante farlo sulla base del proprio profilo, e questo è un po' quello che lo strumento internet cerca di fare, nel senso facendo una serie di domande e aiutandoti a capire qual è la cosa per te più giusta. Devo dire che noi, anche per facilitare, a volte ci permettiamo di presentare assieme anche conti correnti e conti di deposito, perché ci sono alcuni conti correnti che sono stati effettivamente pensati anche per dare più rendimento rispetto ad altri che sono stati pensati proprio più solo come un servizio, e quindi come tali quello che conta effettivamente è la ricchezza del servizio e i costi per il segmento del cliente che si descrive su internet, e poi noi lo aiutiamo a scegliere la cosa più corretta. Comunque anche in questo caso internet ha rappresentato una vera e propria rivoluzione, se pensiamo soltanto, come dire, a qualche anno fa, quanto sarebbe stato difficile mettere a confronto, no, i conti correnti.
assolutamente, e infatti tanti sono i parametri e le domande che dobbiamo fare per aiutare i clienti a scegliere. Ma come in tante cose, insomma, io credo che la trasparenza e la confrontabilità che internet ha portato, e vale per i prodotti finanziari ma vale per tante tante cose, sia del valore che non so come si misuri nel PIL, ma che è stato portato ai consumatori, alle famiglie italiane ed europee in generale. Ecco, abbiamo detto poc'anzi che i risparmiatori prediligono prodotti semplici con remunerazioni interessanti, possibilmente e possibilmente senza vincolo. Fabrizio Patti, è possibile riuscire ad avere tutto questo insieme? Beh, diciamo che la risposta di Barclays a queste esigenze da parte della clientela, che è quella di avere una remunerazione delle proprie giacenze, di essere libero nell'utilizzo di queste giacenze quando i mercati non sono chiari, il proprio orizzonte di investimento non è chiaro e anche la propria pianificazione delle spese non è molto chiara, per dare risposta a questi clienti Barclays ha lanciato da poco un conto corrente 3% Barclays Più, che permette di avere un unico prodotto, quindi un'unica piattaforma, un po' come il nostro Palmare, avere in un unico strumento più prodotti insieme, quindi una remunerazione dei conti correnti come potrebbe dare oggi un conto deposito, un conto corrente vero transazionale su cui utilizzare le proprie carte di credito, di debito, addebitare le utenze, accreditare lo stipendio, eccetera, e il tutto con estrema semplicità e facilità e senza particolari vincoli a costi molto contenuti, perché non dimentichiamo che poi adesso anche con la nuova tassazione che riguarda i time deposit, quindi i conti di risparmio, oggi il cliente si vede anche moltiplicare le proprie spese con una tassazione sul conto e una tassazione su conto risparmio. Unendo queste due esigenze del cliente, questi due prodotti in un unico, noi crediamo di aver dato un'ottima risposta alla nostra clientela. E a questo punto io come sempre vi ricordo che se per caso aveste delle domande che volete porre ai nostri ospiti presenti in studio, potete farlo e in due modi che adesso vi ricordo subito. Potete o collegarvi al nostro sito che è www.solditv.it e dopo esservi registrati inviare una mail, oppure potete telefonarci o mandarci un sms tutti i venerdì dalle ore 14 alle 16 al nostro numero che è il 328-799-8105. Mentre aspettiamo i vostri messaggi, noi ci prendiamo un brevissimo spazio pubblicitario, subito dopo però torniamo qui per la seconda parte di questa puntata, quindi a tra poco.